Per una stella, l'incontro con un buco nero termina normalmente con uno scenografico spettacolo di luci e con la sua distruzione. Gli astronomi conoscono solo una stella che è riuscita a sopravvivere all'incontro con un buco nero pesante 400.000 volte il nostro Sole. È successo in una galassia a circa 250 milioni di anni luce dalla Terra. Gli astronomi, usando delle strumentazioni molto potenti, notarono delle esplosioni di raggi X che imperversavano nello spazio ogni 9 ore. Ipotizzarono subito fossero dei segnali di pericolo lanciati da una stella intrappolata in un abisso cosmico. La stella era una gigante rossa di medie dimensioni, alle prese con un buco nero. Una volta superato un determinato limite, il mostro spaziale affamato non poté resistere alla tentazione e trasformò il suo ospite in uno spuntino. Il buco nero divorò gli strati di idrogeno più esterni della stella, lasciando solo il nucleo. Alla fine la poveretta si trasformò in una nana bianca, ma per qualche ragione il gigantesco mostro spaziale non riuscì a finire il pasto. Il nucleo della stella comunque rimase in orbita intorno al buco nero. Da allora il periodo di rivoluzione della nana bianca è di 9 ore. Rimane comunque abbastanza lontana dal buco nero, per questo non è ancora stata inghiottita. La sua situazione non è però stabile. A causa della gravità, il percorso orbitale ruota costantemente. Ogni 2 giorni completa una traiettoria che assomiglia a un disegno fatto con lo spirografo. Mentre il buco nero continua la sua azione, la massa della stella si riduce mentre aumentano le sue dimensioni. La sua stessa orbita sta diventando sempre più circolare. Gli scienziati credono che probabilmente la stella sarà in grado di allontanarsi dall'orbita del buco nero e si trasformerà in un pianeta delle dimensioni di Giove in circa un trilione di anni, ovvero l'età del nostro universo moltiplicata per 70, quindi potrebbe non accadere mai. La sola Via Lattea contiene centinaia di milioni di buchi neri, così come le altre galassie. Tutti potrebbero nutrirsi di stelle in una galassia e liberare i resti in altre galassie. I telescopi attualmente disponibili non sono abbastanza potenti per individuarli tutti. Nella maggior parte delle galassie, compresa la nostra, è possibile individuare dei buchi neri supermassicci al centro. Alcuni possono essere miliardi di volte più pesanti del Sole, altri invece hanno solo 3 volte la massa del Sole. Il buco nero più vicino alla Terra è stato individuato a 1000 anni luce di distanza. In termini astronomici potremmo dire che è dietro l'angolo. È in un sistema stellare che si può vedere a occhio nudo. Gli scienziati lo hanno individuato quando hanno notato una stella che si comportava in modo strano. Era una gigante che ruotava all'impazzata. Hanno capito che doveva avere un potente compagno gravitazionale. Il buco nero più affamato che gli astronomi hanno individuato finora pesa 34 miliardi di volte il Sole ed è circa 8.000 volte più grande di quello al centro della Via Lattea. Fagocita l'equivalente di un Sole ogni giorno. A volte i buchi neri divorano anche i loro simili che si trovano un po' troppo vicini a loro. Prima che tu salga su una nave spaziale per scappare in qualche galassia sicura senza buchi neri, eccoti una buona notizia. Anche se sono super massicci, il loro raggio d'azione non è abbastanza grande da interessare la Terra. E anche i più voraci possono essere osservati da lontano. Gli scienziati hanno calcolato che nessun buco nero si avvicinerà alla Terra per un periodo di tempo stimato nell'età dell'universo moltiplicata per 10 miliardi di volte. Nell'improbabile evento che uno di questi oggetti passi nelle vicinanze di Nettuno, potrebbe arrivare ad influenzare l'orbita della Terra. E questo ovviamente non sarebbe un bene. In teoria, qualsiasi cosa può trasformarsi in un buco nero. L'unica differenza tra questi e il Sole è il materiale che compone i loro nuclei. Quello dei buchi neri è incredibilmente denso. Ad oggi conosciamo solo un modo per creare un buco nero, attraverso il collasso gravitazionale di una stella supermassiccia, con una massa 20-30 volte quella del Sole. L'inquinamento non è un problema solo di oceani, città e foreste del nostro pianeta. Esiste infatti la spazzatura spaziale, ovvero ogni oggetto da noi creato è rimasto inerte e abbandonato nella nostra orbita. Ci sono anche detriti naturali, lasciati da meteoriti e altri corpi celesti. Al momento si calcola ci siano oltre 500.000 frammenti di detriti spaziali in orbita attorno alla Terra, talmente veloci da poter danneggiare gravemente vettori o satelliti in caso di collisione. La NASA fa del suo meglio per rintracciare ogni singolo frammento e assicurarsi che ogni missione extraplanetaria si compia in tutta sicurezza.
Avete mai guardato il cielo notturno tentando di contare tutte le stelle? Sì? Buona fortuna, allora. Solo la nostra galassia, la Via Lattea, ospita circa 100 miliardi di stelle. C'è anche chi ne stima oltre 200 miliardi. In effetti, calcolarne l'esatta quantità è pressoché impossibile, anche per gli astronomi. Non parliamo quindi dell'intero universo, nel quale si stima esistano almeno 1 miliardo di triliardi di stelle. Insomma, un numero con 21 zeri. Per capirci, significa che esistono molte più stelle nel cosmo che granelli di sabbia su tutte le spiagge della Terra. Quando i pianeti del nostro sistema solare iniziarono a formarsi, la Terra per lungo tempo non ebbe nessun satellite. Ci vollero 100 milioni di anni perché la nostra Luna si formasse. Esistono molte teorie su cosa portò alla nascita della Luna, ma la più accreditata resta la teoria della fissione. La teoria secondo la quale qualcuno si mise a fissare la Luna così intensamente che la tirò in orbita intorno alla Terra. Ma no, me lo sono inventato. Secondo la teoria della fissione, la Luna si formò quando la Terra venne colpita da qualche altro oggetto celeste, espellendo grandi quantità di particelle in orbita. La gravità terrestre compresse insieme queste particelle, fino a formare il nostro satellite naturale. Alla fine quest'ultimo si sistemò in orbita ellittica rispetto alla Terra, laddove la vediamo ancora oggi. Un viaggio verso la stella più vicina a noi dopo il Sole richiederebbe 5 milioni di anni se ci andassimo con un normale aereo. Altro che voli a lungo raggio. Se volessimo viaggiare da un capo all'altro della Via Lattea, impiegheremmo 100.000 anni e per giunta a patto di viaggiare a velocità della luce. In aereo, servirebbe un numero con troppi zeri per i nostri piccoli schermi. Il Sole può contenere circa 1 milione di pianeti come la Terra, ma c'è una stella, chiamata UY Scuti, che è 1700 volte più grande del nostro Sole. Nel cosmo, ogni singola particella interagisce con le altre, grazie alla gravità. Così si formano i sistemi planetari, le galassie, i cluster di galassie e i supercluster di supergalassie. Il supercluster più grande mai osservato nel cosmo è la Grande Muraglia di Ercole Corona Boreale. Che bel nome! Si stima abbia un diametro di 10 miliardi di anni luce. Su Marte si trovano le più grandi formazioni naturali di tutto il Sistema Solare. La vetta più alta, 3 volte più del nostro Everest, il canyon più lungo, circa 7 volte il Grand Canyon, ed un cratere che potrebbe contenere metà del Rio delle Amazzoni. La teoria del Big Bang è quella più accettata nella comunità scientifica, eppure non è l'unica. Un'altra teoria, ad esempio, suggerisce che l'intero universo ruoti attorno ad un asse, detto anche, guarda caso, l'asse del male. Al centro di quasi tutte le galassie, inclusa la nostra, si trova un buco nero supermassiccio. I buchi neri non solo catturano stelle e pianeti, ma anche altri buchi neri. A volte due buchi neri possono fondersi e formarne uno ancora più grande. La rotazione e l'immenso campo gravitazionale dei buchi neri a volte provocano getti di materia nel cosmo, che viaggiano quasi alla velocità della luce. Nel cosmo esiste un fenomeno detto grande attrattore. Si tratta di un'anomalia gravitazionale esterna alla nostra galassia e invisibile, ma c'è e attrae l'intera Via Lattea e tantissime altre galassie verso di sé. La montagna più alta del Sistema Solare è il Mons Olympus su Marte. È alto 3 volte il Monte Everest, la montagna più alta della Terra sul livello del mare. Se fossimo in cima al Mons Olympus, non capiremmo di essere su una montagna. I suoi pendii sarebbero nascosti dalla curvatura del pianeta. La gravità della Luna è solo il 17% di quella della Terra. Se il vostro peso fosse di 45 kg sul nostro pianeta, sulla Luna pesereste solo 8 kg. Sareste in grado di camminare 6 volte più a lungo e di portare un peso 6 volte più pesante. O semplicemente assumere qualcuno della NASA per trasportarlo al posto vostro. Camminare sulla Luna quindi risulta più facile, ma allo stesso tempo è anche più pericoloso. Il piede di un astronauta, che indossa una pesante tuta spaziale, affonda nel terreno della Luna fino a 15 cm di profondità. I salti su lunghe distanze sono pericolosi perché poco controllabili. Inoltre la superficie della Luna è piena di crateri profondi. Una delle cose per cui Giove è famoso è la Grande Macchia Rossa, una gigantesca tempesta in continua rotazione. Questo fenomeno era talmente vasto che quando venne osservato per la prima volta poteva contenere 2 o anche 3 Terre. La macchia ora si sta restringendo, adesso non potrebbe contenere più di una Terra.
Se due pezzi dello stesso tipo di metallo si toccano nello spazio, si legano e si incollano in modo permanente. Sulla Terra questo fenomeno non succede grazie all'acqua e all'aria che tengono separati i pezzi. La Luna non è una sfera perfetta, ha la forma di un uovo a causa della gravità della Terra. La base dell'uovo punta verso il nostro pianeta. La materia visibile e normale, come i pianeti e le stelle, costituisce solo il 5% dell'universo. Il resto è costituito da energia oscura invisibile, cioè il 68%, e da materia oscura circa il 27%. Il 95% dello spazio che ci circonda è un mistero. La misteriosa fascia di Kuiper si trova dietro l'orbita di Nettuno. È un'area del Sistema Solare costituita da enormi oggetti ghiacciati. La cosa più curiosa di questo fenomeno è il suo schema di movimento. L'unica spiegazione che gli astronomi hanno è che Nettuno nasconda un pianeta gigantesco. Questo ipotetico pianeta ha già il nome di Pianeta 9. Non ci resta che attendere la conferma della sua esistenza, o meno. Scordatevi di poter indossare un cappello su Venere. Impossibile. Anzi, nemmeno riuscireste a stare in piedi. Su quel pianeta infuriano venti micidiali, 50 volte più veloci della stessa rotazione del pianeta. Non solo. Nulla può fermare quei venti, che diventano sempre più forti col passare del tempo. Non vi trovate bene nel Sistema Solare? Beh, dovrete fare un viaggio di circa 17,7 miliardi di chilometri dalla Terra prima di superare i confini del Sistema Solare. Preparate l'itinerario su Google Maps, ok? Forse saprete che il gas metano è un sottoprodotto di processi naturali come l'attività vulcanica e i gas prodotti dalle mucche? Comunque sia, il metano è molto presente nell'atmosfera marziana. Cosa che confonde non poco gli astronomi. Il fatto è che la quantità di metano nell'atmosfera di Marte è molto variabile e gli scienziati non riescono a capire cosa provoca le fluttuazioni. Ci saranno mica le mucche su Marte. Come ricorderete, Plutone era il nono pianeta del Sistema Solare. Fino al 2006, quando venne riclassificato come un pianeta nano. Bisogna farsene una ragione. Il lontanissimo ex pianeta è in effetti talmente piccolo che il suo diametro è inferiore a quello degli Stati Uniti. Facciamo due conti. Il territorio statunitense si estende dal Maine ad est fino alla California ad ovest per 4.506 km. Plutone, dal canto suo, ha un diametro di soli 2.370 km. Meglio non fare una prova materiale, però. Se tirassimo Plutone in mezzo agli States, cancelleremmo dalla faccia della Terra almeno tre stati. Pessima idea. Urano è un pianeta davvero strano. Scusate la rima. Tanto per cominciare, ruota come disteso sul fianco e gli astronomi non hanno idea del perché sia messo in quella posizione così insolita. Forse c'entrano antiche e colossali collisioni spaziali. Si tratta però solo di una supposizione. Urano è l'unico pianeta con questa caratteristica. Il Sole è incredibilmente grande. La prova? Beh, pensate che il 99,86% di tutta la massa del Sistema Solare consiste nella massa del Sole, soprattutto l'idrogeno e l'elio di cui è composto. Il restante 0,14% equivale alla massa di tutti gli 8 pianeti del Sistema Solare. Lo spazio esterno non è un vuoto perfetto. Esso contiene non solo stelle e pianeti, ma anche nubi di polvere interstellare, plasma spaziale e raggi cosmici, ovvero sono frammenti di atomi che precipitano dalla periferia del Sistema Solare. Un fenomeno di cui le persone dovrebbero preoccuparsi durante l'esplorazione dello spazio è la saldatura a freddo. Se due pezzi dello stesso tipo di metallo si toccano nello spazio, si saldano e si bloccano permanentemente. Sulla Terra non succede perché l'acqua e l'aria tengono separati i pezzi. Gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale non usano i piedi per camminare, bensì galleggiano in aria. Quando sono in orbita, quindi, la pelle dei piedi si ammorbidisce e inizia a staccarsi. Ecco perché devono togliersi i calzini con molta attenzione, altrimenti le loro cellule cutanee si staccano e vagano in quell'atmosfera senza forza di gravità. I terremoti sulla Luna, o forse dovremmo dire i lunamoti, non sono un'invenzione fantascientifica. Non si verificano così spesso come sul nostro pianeta e quando lo fanno, avvengono molto vicino al centro di questo satellite. Gli scienziati pensano che i terremoti lunari potrebbero essere causati dalla gravità della Terra e del Sole. Una delle lune di Saturno, Rea, potrebbe avere un sistema ad anello composto da tre bande strette. Se gli astronomi riusciranno a confermarlo, sarà la prima volta che scopriamo che ci sono anelli attorno a una luna. E, capirai, io ho avuto anelli attorno al collo per anni. La materia visibile e normale, per esempio i pianeti e le stelle, costituisce solo il 5% dell'universo. Il resto è costituito da energia oscura e invisibile.
il 68%, e materia oscura circa il 27%. Se li sommi fanno un 95% di cui non sappiamo nulla. Nelle sue zone più scure lo spazio è gelido, meno 270 gradi centigradi. Ma provate a orbitare intorno alla Terra alla luce del Sole e capirete quanto siamo roventi, 121 gradi centigradi. Questo è uno dei motivi per cui le tute spaziali degli astronauti sono bianche. Questo colore è il migliore per riflettere il calore del Sole.